Eccomi. Hai detto che la regina è in pericolo. È così. Vieni con me. Si disun che suessione so è giunt del Sankt Pols eret guarde. Mais per favor del raid. Guarda questa gente. Lavora con gioia, con orgoglio. La bellezza del mio vigneto di famiglia dipende da loro. Così come la qualità del vino. Non sono bestie da soma. Questo vigneto li rende orgogliosi quanto me. Non sono qui per ammirare il tuo vigneto. No? Ma questo è più di un vigneto. È il futuro del regno. Hai colto gli acini al momento giusto, Roland. Molto bene. Impeccabile, come sempre. Grazie, signora. Da questi acini nasce il vino del mio pregiato vigneto. Ammetto che queste sono terre di rara bellezza. È così. Vieni. Sono più lento di un tempo. Il mio dottore dice... Così. Vieni. Sono più lento di un tempo. Il mio dottore dice che sarei dovuto morire per le tue ferite. Hai scelto tu di combattere. E tu ti sei battuto per la tua gente e per il tuo onore. Non ti porto rancore. Ti sei comportato davvero capo. Siamo più simili di quanto sembri, Eivor. E quelle cicatrici me lo ricordano. Temevo che il mio messaggio non superasse le asce di Siegfried. Siegfried è morto. Sono le asce di Toka ora. Chi l'ha ucciso? Io. Sapevo che eravate diversi. Lui era un macellaio dissennato e incurante della carne macellata. Il messaggio diceva che Riccarda è in pericolo. È per questo che mi hai chiamato. Questi uomini appartengono alle forze ribelli contro Carlo. Ho accettato il triste fatto che tu, Eivor, uno straniero del nord, abbia più onore e più coraggio del mio stesso re. L'onore va oltre la patria e il credo. Vero. E credo lo sappia anche Riccarda. Lei e quel bastardo di Bernardo sono solo due pedine nel futuro del regno. Bernardo... Una parte di me voleva consegnarlo a Carlo. Ma hai avuto la grazia di non condannare il ragazzo alle pene dell'inferno in questa vita. Starà meglio con Riccarda. Dov'è la regina? Si nasconde in una taverna ad Amiens, sorvegliata dai miei uomini. Ma non mi fanno rapporto da... troppo tempo. Oh. Troverò Riccarda. Ho il dovere di restituirle l'aiuto che mi ha dato. E poi, è mia amica. C'è un'altra cosa. Questa ribellione riuscirà. E quando accadrà, la mia strada verso la corona sarà ben tracciata. Il tuo vero obiettivo? Ho servito con lealtà il regno franco, Carlo e Dio. Ma Carlo si è rivelato indegno. Tu vuoi un re franco che non marcerà mai sull'Inghilterra. Quel re sono io. Sì, uccido Carlo per te. Se uccidi Carlo per il bene del regno, te ne saremo grati. Tu sei un uomo d'onore, Conte Oddone. Se ne avrò l'occasione, ucciderò Carlo. E così facendo, ti assicurerai un'alleanza tra la gente del tuo clan e tutte le genti del regno franco. Per prima cosa, cercherò Riccarda ad Amiens. Ma allora va, Eivor il saggio. Pregherò perché il Signore possa guidare la tua lama. Sconfiggeremo il male, come abbiamo sempre fatto. È stato un massacro. Mio Dio, corpi sparsi ovunque come giocattoli.
Dicono sia stato un demonio. Qualcuno dice che la regina, lei... Oh cielo, quale stregoneria ci ha colpiti. Ecco. Vola, Sinin. Ecco un altro demonio. Credo che queste fossero le guardie della regina. Taverniere, che è successo? Devi nasconderti! Forse è ancora qui intorno! Il mostro! Quanto sangue! Nasconditi! Meglio dare un'occhiata in giro. Devo andare dall'altra parte. Ciò è una delle idee di Junius. Un nouvel pack e un exilio merchant. L'avrà usata la regina? Come avranno usata i suoi nemici? Un monaco. Che cosa ci faceva qui? Altri uomini di Ottone non hanno protetto la regina. Un papavero. Sì, sono gli uomini di Ottone. Una pergamena. Ha un simbolo strano. Forse è un testo di studio di Bernardo. Forse il taverniere può dirmi qualcosa sulla pergamena e sui simboli. Ho trovato il corpo di un monaco e una pergamena in una lingua sconosciuta. Forse sono testi sacri, scritti in latino. Il ragazzo sa il latino. Bernardo, sì, erano qui. Il monaco era il suo maestro, veniva dalla chiesa del paese. Ho sentito che la regina diceva a Bernardo di andare alla chiesa in caso di guai. Allora andrò a dare un'occhiata, sperando di trovare la regina. Udite, udite! Amiens celebrerà la grande vittoria di Re Carlo sul capoguerra pagano noto come Siegfried. Ho visto il ragazzo, giuro! Quello bastardo è qui da qualche parte. Bernardo è qui. Hai sentito cosa vuole fare Carlo alla regina? Non mi interessa se è una strega o un diavolo. Non si merita di essere arsa. Grazie a Dio, sei tu! Che è successo?
Il mostro ci ha portati alla villa di papà, ma Riccarda l'ha distratto e io sono scappato dove stanno riparando il muro. C'è una torre e se sali e sali sempre di più puoi passare da lì. Dov'è Riccarda? Dov'è la regina? Il mostro l'ha portata via. Vuoi dire il mostro che ha ucciso gli uomini alla taverna? Ha detto che ci portava da papà per fare una cosa, una prova. Io ero... Che tipo di prova? Lui ha detto un'ordalia. Sì, ha detto così. Un'ordalia del fuoco. Alla villa di papà, ad Amiens. Allora vuole bruciarla viva. Vai, Bernardo. Torna a casa tua, a Lisieux. Io andrò da Riccarda. Posso aiutarti? So delle cose. Non devi fare male a mio padre. È che ogni tanto diventa confuso. Devi metterti al sicuro, Bernardo. Ne va del destino del regno franco. Non ti sarà facile viaggiare sulla Senna tutto da solo. Sarà una grande impresa. Pensi di esserne capace? Posso farcela. Bene, ora vai. Pensa a correre e non voltarti mai. Penserò io a Riccarda. Arrivederci, Eivor. Forse posso passare dalla parte danneggiata. Mal di piedi. Spero che resti. Thank you.
suo marito. Dal re. Pare che sarà la Salia del Fuoco. Che anche il Signore voglia assistere al processo. Egli abbia misericordia degli innocenti. Ma chi si è macchiato di menzogna, tradimento, adulterio? Egli possa riservare una terribile punizione. Non ho nulla da temere da Dio. Sei tu, Carlo, che gli devi chiedere perdono. Presto sapremo chi tra noi avrà il favore di Dio. Ecco, il mio angelo custode. Non è un angelo. Al cospetto di Dio e del re, è giunta l'ora che io rispedisca questo demonio nel suo inferno. Sei vivo. Fatti da parte, vescovo. Il tuo Dio non ti salverà un'altra volta. Per Engelwin! Per la giovane madre! Per mio fratello Ebels! Ti cancellerò da questo luogo! Il Signore mi protegge! Io sono la sua ira! Yeah.
seguiti. Il Bellatores ti... Devo trovare Bernardo. Bernardo è al sicuro. Gli ho detto di tornare a Lisie. Sei sempre il suo strumento. Emani la grazia di Dio, Eivor. Confondi la grazia con l'ebbrezza del trionfo. Povero vescovo Goslin. Pregherò per la sua anima. Ha servito il Signore nel solo modo che conosceva. Carlo e io dobbiamo parlare. E potrebbe essere l'ultima volta che parla con qualcuno. No, è un uomo ferito che è stato torturato da bambino. L'hanno bruciato e bruciato. Vive nella paura. Teme il fuoco. Teme Dio. Teme il tradimento. Merita il perdono. Il conte Oddone mi ha chiesto di uccidere Carlo per poter salire al trono. Uccideresti un uomo solo perché ha perso una guerra contro se stesso? Un attimo fa era pronto a bruciarti viva. Cosa credi che dovrei fare? Risparmialo. Prendilo inoffensivo. Lo porterò lontano, nel nostro rifugio est, e gli darò delle guide spirituali. Vivremo in pace e nel frattempo continuerò a preparare Bernardo alla successione. Ti assicuro che diventerà un sovrano senza ambizioni verso l'Inghilterra. Risparmia Carlo e salverai la tua gente. Bene, potrei anche risparmiarlo. Ma voglio essere certo che rispetterai i patti. So che farai ciò che è giusto. Sei uno strumento del Signore e della sua pietà. Padre, benedici questi uomini che si rimettono al tuo giudizio. Questa è follia. Cosa hai fatto, Carlo? Ha ucciso i suoi servi. È pazzo. Due serrature. Cercherò qui intorno. L'ho sempre saputo. Lei è pura! Salvo mio, madre mia! Una chiave. Forse apre la porta nel salone. Ti hanno mentito e tradito. Ti hanno ingannato e aggredito. E chi ti ha difeso? Sono stato io. Lo so, te. Mi serve un'altra chiave. L'ho capito. Non avrei dovuto. Servi non è.
temetemi a me! Vi prego, andatevene! Vi brucerò! So cosa temete! Ho del fuoco! Non sono lui! Non sono il re! Dei! Molto strano. Un sacro testo cristiano. Niente chiave. Un'altra chiave. Proverò ad aprire la porta del salone. Dovrei provare le chiavi nella porta del salone. Speriamo bene. Lei è l'angelo, la santa, colei che brilla della luce del Signore. È così, avevano ragione su di me. Avevano ragione tutti. Lo so. Siamo come dicono. Lo siamo sempre stati. Quando mi hanno bruciato, ho finto di liberarmi di tutti i demoni. Ma lo sapevo. Neanche bruciandomi sarei liberato di te. Quanto ho bruciato! Sotto la carne consunta. Eri sempre lì. Eri sempre qui. Sei stato sempre qui. Io ti accolgo, demone. Più forte. Noi siamo il demone! Noi siamo... Non sono l'unico demone che vaga in queste stanze. Meno un nordico pagano. Hai ucciso il vescovo Koslav, diavolo! L'avevo già ucciso. Forse risusciterà ancora una volta. È la mia occasione. Ti faremo a pezzi! Stolto! Io non sono un mortale, ma tu sì! Muori! Sembra resistere ai miei attacchi. Sembra resistere ai miei attacchi. Yeah.
Carlo, che cosa ti hanno fatto? Che cosa ti ho fatto? No, non doveva andare così. Non mi ha lasciato scelta. No, invece hai scelto. Non sei chi pensavo che fossi, Eivor. Non sei uno strumento di Dio. Sei un mostro. Carlo era una minaccia per il mio clan. Era pazzo, senza speranza. E se mai qualcuno si sentirà minacciato dal tuo clan, prego Dio che avrà la saggezza che a te manca. Ora vattene. Devo essere visto qui. Il cappuccio sarà utile. Folla. Sta succedendo qualcosa. Attenzione. Sappi che Carlo non rispetterà mai un patto con voi gente del nord. E invece io so mantenere la parola. Non sei altro che un cane ferito che implora gli avanzi del pasto. Come osi? Aspetta! Eivor, parliamo di cose serie. Che ne è di Riccarda? Hai incontrato Carlo? Riccarda è viva. Carlo non più. E quando i nobili del regno mi appoggeranno come futuro re, potrai contare sulla mia amicizia, Eivor il saggio. Allora quest'oggi sarà un giorno di festa! Cole! Salute! È stato interessante conoscerti, Eivor. Sei il nordico più enigmatico che abbia mai incontrato. Spero che ce ne siano altri come te. Ora devo andare a pensare al trono. Vi auguro un buon viaggio di ritorno. La tua più grande sfida ti attende, Conte Ottone. Spero che saprai affrontarla. Anche io. È saggio riporre la nostra fiducia in lui. Il futuro è un mistero. Non è nemmeno certo che Ottone realizzi la sua ambizione. Allora, come devo procedere? Non posso dirtelo. Sei tu che guidi la tua gente ora. Il tuo istinto deciderà il loro futuro. Ho molto a cui pensare. Non tradire il tuo onore e porta la tua gente alla gloria. Così facendo, non fallirai. Ti avviserò se mai i Franchi dovessero puntare di nuovo all'Inghilterra. Per quanto riguarda Ottone, valuta se restituirgli le terre che Carlo ha promesso a Siegfried. No. Quelle terre sono il risarcimento per quel che ci ha fatto passare. Ottone a Parigi. Siamo pari. Parli sempre più come una Jarl. Invece io devo pensare alla mia gente, da cui mi sono separato troppo a lungo.
prima di andare, tieni. Era di mio padre Sinaric, la seconda migliore guida che io abbia mai avuto. L'onore è stato mio. Spero di diventare una grande Jarl come te, Eivor. Se ti tornerà voglia di formaggio franco, sarò lieta di offrirtelo. Addio, Toke.